Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi, rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore. Alleluia, Signore. Canta alleluia al Signore. Alleluia, canta alleluia. Canta alleluia. Canta alleluia al Signore. È sempre bello ritrovarci a celebrare l'Eucarestia, che è dire il nostro grazie al Signore. Oggi la parola di Dio ci dà uno dei grandi motivi per cui dire grazie. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, dice il Signore, e vi ho costituiti perché andiate, portiate frutto e il vostro frutto rimanga. È bello, il Signore ci ha scelti, ci ha prediletti, ci ha chiamati e ci ha voluti qui per parlare al nostro cuore, per dire a ciascuno di noi di essere apostolo del suo amore. Rimanete nel mio amore. Per ben 12 volte in questo brano del Vangelo, che trae dal capitolo 15 di Giovanni, per ben 15 volte l'evangelista Giovanni ripete: rimanete, rimanete. E dice: chi non rimane viene gettato via come il tralcio, si secca, muore, non può portare frutto. Non è tanto un facile entusiasmo che ci deve muovere. Si dice dalle nostre parti che si fa la partenza di Garibaldi tante volte, no? Eccoci, oppure si parte con una marcia elevata e poi ci si spegne strada facendo. No, non bisogna fare così. Bisogna essere perseveranti. Perseverare nel bene, perseverare in quella grazia nella quale il Signore ci ha immersi e vuole noi rimaniamo. E oggi la Chiesa fa memoria, celebra la festa di un apostolo che si aggiunge
al collegio apostolico è l'apostolo Mattia. Di lui conosciamo pochissime cose, ce lo dice l'autore degli Atti degli Apostoli, che è sempre l'evangelista Luca, il quale ci dice che lui è stato uno di quelli che sin dal battesimo di Gesù al Giordano ha sempre seguito il Signore. Gli apostoli sono i testimoni, le colonne, fondamento della Chiesa. E nell'architettura antica la colonna era importante, reggeva, e il pilastro su cui oggi posano le nostre abitazioni. E diviene anche il fondamento per cui una costruzione ben compaginata, ben compatta, non crolli. La Chiesa si fonda, e noi sappiamo che sono quattro le caratteristiche della Chiesa. La Chiesa una, santa, cattolica, apostolica. Vedete, il collegio apostolico è importantissimo, perché è garanzia di continuità. C'è una cosiddetta successione di apostolato. Chi è l'apostolo? L'apostolo è colui che viene mandato dal Signore. E attenzione, noi tutti siamo apostoli, inviati. Andate, predicate il Vangelo ad ogni creatura. L'abbiamo ascoltato proprio nella celebrazione dell'Ascensione, della giornata di ieri. Il Signore manda ciascuno di noi a vivere il Vangelo, ad essere apostoli. E il nostro apostolato si contraddistingue da un impegno concreto, vero, nei fatti, non con le chiacchiere, che a parole siamo buoni a costruire grattacieli. Anzi, molto di più, o a sistemare le cose con grande facilità. Nell'attuazione pratica, noi siamo quelli che vivono il Vangelo. Poi anche con la predicazione, con la parola e soprattutto con la preghiera. Guardate che la preghiera è l'anima di ogni apostolato. Perché se non c'è la preghiera, se non c'è questo dialogo intimo con Dio, se non c'è questo confidare nel Signore, come fece la prima comunità cristiana, Signore, dacci tu indicazioni, dici cosa dobbiamo fare. Non hanno fatto semplicemente un sorteggio gli apostoli. Allora, partiamo da quello che era successo. All'inizio c'erano questi 12 che hanno seguito Gesù sempre, ma uno dei 12 si è fatto promotore di un tradimento. Ha consegnato Gesù, è stato l'artefice di quello che ha scatenato un po' tutto quello che è stata la vicenda storica di Gesù, della sua passione, della sua morte. Ci dice l'autore sacro tutto questo però perché si compisse sempre la scrittura. Ma vedete, Giuda non è tornato indietro. Anche gli altri sono scappati miseramente. Anche Pietro ha tradito. Tommaso era angustiato, lasciatemi passare il termine, schifato dalla comunità cristiana, sicché il giorno di Pasqua San Tommaso non c'era con la comunità, con gli altri, erano rimasti in 10 che si erano ritrovati la sera di Pasqua quando Gesù appare ai suoi discepoli, ai suoi apostoli nel cenacolo. Poi incontrerà anche Tommaso il Cristo risorto. Tra questi discepoli che avevano incontrato anche il risorto ce n'erano due. Uno era Mattia e l'altro era Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto. Ora, fra uno che si chiama Mattia e uno che si chiama Giusto, figlio della conversione,
figlio della quiete, persona onesta, corretta. Ma chi dobbiamo scegliere? Già il nome stesso ce lo dice, no? Chi dovevano scegliere secondo voi? Giuseppe detto Barsabba, soprannominato il giusto. Eppure loro si fidano invece del Signore, pregano e chiedono al Signore: Signore, fai sì che noi possiamo, ecco, non scegliere noi, scegli tu, noi ti indichiamo quello che secondo la nostra intuizione è una cosa buona, sia l'uno sia l'altro, non è una scelta nostra, devi essere tu a scegliere. E la scelta cade su Mattia. Ora, se fosse stato ai nostri giorni, non so se quello soprannominato giusto, figlio della quiete, del silenzio, della meditazione, non gli fossero venuti 5 minuti. Si sarebbe sentito escluso, emarginato. Attenzione, noi tutti siamo scelti da Dio. Alcuni hanno un ministero però che Dio affida, un compito, un mandato, una diversità di servizio, di operazioni, di ministero, ci dice il Beato Apostolo Paolo. Ed ecco che alcuni vengono costituiti apostoli, altri profeti, altri evangelisti, quindi evangelizzatori, altri pastori, altri maestri. Ma in questa diversificazione non c'è competizione. Capite che è importante nella comunità cristiana, non so, io penso con padre irlandese, vi diamo un esempio, chi è che presiede? Lo stesso, non è importante chi presiede, chi fa una cosa, chi ne fa un'altra, perché tutto concorre al bene dei fedeli, alla gloria di Dio, alla salvezza delle anime, questo è importante. E allora capite che ci deve essere sinergia nel collegio apostolico. Al collegio apostolico succede il collegio dei vescovi, con i suoi collaboratori, con i loro collaboratori, i sacerdoti, i diaconi, i ministri del Vangelo, i catechisti. Ognuno nella Chiesa ha un compito, una missione, dove esercitare il proprio apostolato, dove dare la propria testimonianza, annunciare l'esperienza che ha vissuto con il Signore. E se noi facciamo questo, siamo al posto giusto, nel momento giusto. E avere anche l'umiltà di rimanere sempre con i piedi per terra, di non montarci la testa, avendo anche il buon senso e dirlo: ci sono altri che farebbero più e meglio di noi. E se il Signore ha scelto noi a fare una cosa, non è forse perché non ha trovato di cose migliori, di persone migliori, ma perché vuole dare a noi l'opportunità di collaborarlo. E allora le nostre chiese dovrebbero essere gremite di persone che, non perché sono istruite, preparate o si sentono, se la sentono tutta trapuntata la pelliccia e si imbardano, oppure hanno i titoli accademici e allora possiamo disquisire. Papa Francesco qualche giorno fa, durante l'omelia a Santa Marta dell'8 maggio, il giorno della memoria di San Michele Arcangelo, ha detto che Eva si sentiva una grande teologa. Ah, ce ne sono di queste grandi teologhe che parlano col diavolo e che vorrebbero convincerlo. Noi, il nostro apostolato è andare dove il Signore ci manda, fare quello che il Signore ci indica di fare ed essere pronti a fare quello che altri hanno purtroppo dimenticato di fare o hanno perso l'opportunità di fare. Guardate, di Giuda non ce n'è stato uno solo. In ogni tempo, in ogni luogo, ci sarà sempre qualche defezione, così vengono chiamati, quelli che lasciano anche l'impegno sacramentale assunto. Quando si fa un giuramento davanti all'altare, il marito alla moglie, la moglie al marito,
Se uno dei due lascia, quello è un tradimento. E se un sacerdote, un diacono, un vescovo tradiscono il loro ministero, il loro servizio. Qualche anno fa ha fatto clamore, non so se vi ricordate, quel vescovo così, Monsignor Milingo, no? Così devoto, anzi impegnato. Eppure può capitare che il male cerchi di attaccare la Chiesa. Ma la Chiesa è intesa come corpo di Cristo, tutti noi, ciascuno. Ma attenzione, Gesù ce l'ha detto, le porte degli inferi non prevarranno, non prevarranno. E quando una persona lascia, quando una persona non fa il servizio che Dio gli ha affidato, il Signore suscita nella comunità anche altri doni, altri carismi, e sta a noi, fratelli carissimi, di coinvolgere in un apostolato a tutto campo persone, uomini e donne che possano veramente cooperare alla salvezza dell'umana famiglia, non solo della Chiesa, ma anche di quelle persone che forse non si sentono più di appartenere alla Chiesa o non si sono mai sentite di appartenere alla Chiesa. Sono quelli che hanno ricevuto i sacramenti ma non li vivono più, e allora dobbiamo recuperarli, richiamarli a fare un'esperienza viva di Gesù vivo, perché il Signore li attende. Guardate, se gli apostoli tutti, chi da un lato e chi dall'altro, nel momento della passione, al momento della crocifissione, erano fuggiti, ma poi tutti sono ritornati e noi possiamo ritornare. Il Signore ci dà la possibilità di ritornare e di essere sostegno anche per quanti hanno bisogno di essere sollevati, sostenuti. Avantieri mi sono ricordato un adagio antico, l'ho mandato a un mio figlioccio e gli ho detto, un adagio vecchio diceva, poi l'ho ripreso in qualche omelia in questi giorni, un adagio vecchio diceva che al Signore appartengono i venti, il mare, e dobbiamo pregarlo perché Lui conceda di placare le tempeste, di avere un mare calmo e di avere un vento favorevole. Agli uomini appartengono, questo lo mettiamo tra parentesi, la barba. Essere barbuti e tante volte non avere neanche il tempo di farsi la barba è un segno, forse non di trasandatezza, ma di un impegno così importante in alcune cose che uno non ha il tempo di fare le altre cose, che sono pure buone, utili, un po' di rispetto per noi ci vuole. Però agli uomini appartengono i remi e le vele, per cui dobbiamo pregare il Signore che ci mandi acque tranquille, un mare calmo e il vento favorevole. Ma sta all'intelligenza degli uomini e degli uomini dello spirito issare le vele al tempo opportuno, saperle ammainare quando non è il caso di issare le vele e di usare i remi con braccia possenti per giungere al porto della salvezza. Diceva Seneca, un filosofo del primo secolo, diceva che per chi non sa dove andare non c'è nessun vento favorevole, per chi non sa dove attraccare qualsiasi vento lo vede contrario. Invece noi che sappiamo dove siamo diretti e la nostra meta è Cristo Gesù, noi dobbiamo darci da fare, noi come credenti, come cristiani dobbiamo darci da fare. Ci aiuti l'intercessione potente e materna di Maria, Regina degli Apostoli. Vogliamo invocarla con un titolo che
avete fatto nelle litanie, vi ho seguito un po', nelle litanie lauretane, Regina degli Apostoli. Noi, è la nostra Regina. Noi siamo gli Apostoli per questo tempo di grazia. Ecco che la Vergine Santissima ci incoraggi, ci sproni ad essere punti di riferimento nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, perché tutto concorra per la gloria di Dio, per il bene nostro e la salvezza delle anime. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.